Gentlemen, signori e signore, bentornati su Clash of Clans. Siamo qui oggi per una sfida impossibile, cazzutamente cazzuta. Ma di che cosa stiamo parlando? Bene, ecco il nostro villo, l'abbiamo modificato veramente tutto. Guardate, abbiamo non una, non due, non tre, ma ben quattro corsie. Infatti, come potete vedere, in corsia numero uno abbiamo due bombe, tre bombe, quattro bombe, cinque bombe, sei bombe. No, basta le bombe. Abbiamo in corsia 2 un altro che si sta scaldando, non si sa chi è, non si sa, non lo vogliamo sapere. In corsia 3 un'altra persona che non vogliamo sapere. In quarta posizione, ragazzi, abbiamo un altro giocatore ancora. Allora, in questa sfida di oggi, ragazzi, la cosa che dovrete fare voi sarà quella di scegliere una corsia, quindi una corsia che vi piace di più, magari la 2, la 4, la 1, la 3, sceglietene una. Dovrete scegliere una corsia perché io rilascerò nello stesso momento e non i miei barbari. Oggi giocheremo con i barbari, ma possiamo farlo poi sempre su vostra scelta. Potremmo fare delle sfide con altri tipi di truppa. Io rilascerò le truppe e ovviamente avranno dei tempi diversi. Ma come potete ben vedere, in ogni corsia abbiamo posizionato diversi ostacoli. Questo per aumentare la difficoltà anche per voi di andare a individuare quello che sarà il barbaro più veloce. Ovviamente io farò partire i primi pochi secondi, dopodiché stopperò il video e voi dovreste individuare il barbaro che vincerà la gara. Se vi piace poi questa sfida, vedremo poi di modificare tutte le corsie ogni giorno di più, in maniera tale da renderlo sempre più difficile. Se vi piace veramente tanto questa idea, ragazzi, lasciate un bel like, perché a 7000 like, dico 7000, rilascerò il video finale conclusivo e andremo anche a fare un'altra sfida sempre su questo percorso, magari modificando qualcosina. Quindi, ragazzi, io spero che vi sia piaciuta l'idea. E pubblico, ci siete? Non vi sento. Yeah! Il re e la regina ci sono? Il re dov'è? Re, che cosa sta facendo? Bisogna che... Sto arrivando, dove stavo facendo pipì. Ma la regina che cosa sta facendo? Ragazzi, è di qua, ragazzi, è da quest'altra parte. Da quest'altra parte, sì. No, non sotto la torre, ecco, bravissimi. Ma dove state andando? In prima fila, vogliamo... Ma siete già in prima fila, dove andate? Ma mettetevi seduti, forza. Dove... Io voglio raccogliere un po' di margherite. Ma come? Perché? Ma si vada a sedere, su, forza. Sua maestà, si sieda. Perfetto, ci siamo tutti. Allora, ci sono anche i fotografi a fondo. Benissimo, mi raccomando, fotografi, dovete scattare nel momento giusto, perché se no il traguardo poi non si sa mai chi vince, eh. Mi raccomando, abbiamo anche la moviola. Quindi, ragazzi, io direi ripartire subito con questa super sfida. Mi raccomando, lasciate un bel commento su con quale sfida vorreste vedere il prossimo episodio, con quale truppa vorreste vedere la prossima sfida. Soprattutto potete anche scegliere di modificare il anzi, io lo modifico io questo, se no fate tutto voi, non faccio un cazzo. Io modifico, e voi scegliete le truppe, va bene? E scegliete da adesso in poi chi è che vincerà questa sfida. Quindi 3, 2, 1, selezionate il vincitore. Vai. Corsia 1, 1, 2, 3 o 4. Poi selezionate il tipo di truppa che vorreste vedere nel prossimo episodio. Quindi direi di partire, bando alle ciance. Pronti? Partenza e via! Vai! Allora, eccoci qua. Mamma mia, ragazzi, ci siamo. Stanno per partire. Pubblico, non sento la folla! Perfetto, attenzione, manca pochissimo, è partito, sono partiti per ultimo, attenzione, chi la scapperà, non si sa, oh mio Dio, stop,
Come vi avevo detto, vedremo la finale nel prossimo episodio. A meno che non mettiate 7000 like, io non metterò mai la finale, quindi saranno cavoli vostri. Un bel like, pollicione in su, e ci vediamo nel prossimo episodio per scoprire chi è che ha vinto questa sfida. E ragazzi, mi raccomando, non ditelo in giro, sennò i re e la regina si arrabbiano. Shh.